Abbiamo pensato di organizzare una rete che era una rete, diciamo così, di accoglienza dalla stazione all'ASP, che metteva a disposizione dei posti letto, quindi acqua calda, coperte, per poter dare un riparo. È un'iniziativa che abbiamo potuto fare per la fortissima collaborazione di Croce Rossa e anche di ANPAS. E quindi diciamo che grazie anche alla rete di volontariato e di grande sensibilità che è riscontrata nel territorio, siamo riusciti a mettere in atto tutta una serie di iniziative volte appunto ai clochard, ai bisognosi e senza tetto. Ci sono anche solidarietà da parte dei privati, abbiamo cercato di sensibilizzare tutti e quindi la risposta è stata davvero soddisfacente. Del resto, insomma, le temperature di questi giorni, ci hanno fatto immediatamente pensare a coloro che hanno bisogno, insomma, come è giusto che sia. Il peggio deve ancora arrivare, insomma, nelle prossime ore è prevista neve. Sì, speriamo che comunque non sia in termini catastrofici come la stanno dipingendo, insomma, comunque è bene sempre fare azioni di prevenzione, quindi pensare prima e diciamo approntare anche quelle che sono le misure per scongiurare quelli che possono essere i pericoli e le situazioni di grave disagio. Ad oggi sa dirmi quanti posti letto avete a disposizione? Io faccio riferimento a quelli suppletivi perché poi quelli che mi sono stati messi a disposizione da Caritas, dalle associazioni parrocchiali e così via sono ovviamente tantissimi, comunque diciamo che saranno sicuramente più di una ventina, una trentina, ecco, quelli ulteriori che si sono riusciti a reperire. Dobbiamo anche tenere in considerazione che grazie anche alla collaborazione con Ferrovie abbiamo ottenuto di poter tenere aperte quelle che sono gli spazi della nostra stazione ferroviaria ed è proprio lì anche che è stato individuato un punto dove i clochard che hanno animali possono entrare, possono ricoverare appunto anche i loro amici, ecco perché il freddo lo sentono anche loro.